L'associazione Mentoring US Italia opera a livello nazionale e internazionale anche attraverso gli spazi concessi dalle scuole. Oggi ci troviamo all'Istituto Comprensivo Gonzaga di Evoli. Come si svolge il vostro lavoro e in cosa consiste il metodo one-to-one? L'obiettivo di mentoring è quello di prevenire e contrastare il diffuso e preoccupante fenomeno della dispersione scolastica. Attraverso il metodo 1-1, one-to-one, ideato da Matilda Raffacuomo, noi riusciamo, come dire, a dare risultati e quindi far crescere in modo armonioso questi ragazzi. Per fare tutto questo è necessario, prima di far partire un programma mentoring, e creare una rete. Da soli non si va da nessuna parte, e in questo caso, come tanti altri progetti che abbiamo sviluppato in Italia, la rete è fatta dalla Scuola Gonzaga, dall'Istituto Confalonieri, che ha fornito i mentori, dal Servizio Civile e chiaramente dal Comune di Evoli, perché ha sostenuto fortemente questa azione educativa. Mentoring USA Italia è un'associazione che si occupa di realizzare interventi educativi, preventivi di argine al fenomeno della dispersione e dell'abbandono scolastico. Consiste in un'azione educativa che si realizza attraverso incontri di mentorato, realizzati e stabiliti attraverso una relazione empatica tra uno studente, definito mentee, e un volontario mentore, una risorsa della comunità che viene opportunatamente formato e con il quale il mentee stabilisce in un rapporto one to one, quindi uno a uno, un'azione di empowerment sociale finalizzata proprio alla motivazione, al miglioramento dell'autostima e anche alla promozione delle potenzialità che sono inespresse in molti ragazzi. Parliamo di bambini che frequentano la scuola dell'obbligo, quindi scuola primaria, secondaria di primo e biennio della secondaria di secondo grado. L'obiettivo degli interventi di mentorato, degli interventi di mentoring, è quello di migliorare attraverso una relazione socio-emotiva anche il rendimento scolastico. Ecco il motivo per cui esiste un connubio tra la famiglia, tra la scuola e la comunità. Siamo nel bellissimo complesso monumentale San Francesco, del centro storico, nel cuore del centro storico della città di Evoli, una città che è nata nel 1925 avanti Cristo, una città storica importante, riconosciuta come tra i municipi romani più importanti a sud di Roma. Infatti all'interno di questo bellissimo museo archeologico c'è anche la stele Eburina, che è il simbolo del municipio romano della città di Evoli nell'epoca antica. Al tempo stesso è una città di arte, una città che si avvale di tanti complessi monumentali. Oggi siamo qui perché credo che all'interno della storia, dell'archeologia, si può conoscere con il passato, arrivare al futuro e costruire con le nuove generazioni un percorso di crescita sociale e culturale di queste nuove generazioni. Ed è per questo motivo che abbiamo voluto fortemente, come piano di zona, sostenere il progetto di Sergio Cuomo dell'associazione Mentoring, un progetto di recupero sociale dei ragazzi cosiddetto one to one, un progetto che mette i ragazzi l'uno di fronte all'altro, due tipologie diverse con due fasce d'età diverse che si confrontano e vivono quotidianamente le problematiche e anche i momenti di gioia e di felicità che si possono vivere nella giornata quotidiana, dal mondo della scuola al mondo del sociale. Come referente mi occupo delle attività, di programmare quelle che sono le attività di grande gruppo, le attività one to one, dove mentore e mentee si confrontano fra di loro su quelle che sono le esperienze di vita sinergiche. Coordiniamo con le altre colleghe quelle che sono queste attività e mi occupo in particolare degli aspetti psicologici e relazionali dei ragazzi. Infatti durante queste attività vengono spesso fuori quelle che sono le esigenze particolari dei ragazzi anche da un punto di vista relazionale, familiare e emotivo.
e cerchiamo attraverso queste attività, attraverso il progetto mentoring, di aiutare i ragazzi nel loro sviluppo psicoaffettivo e nel seguirli per quelle che sono le situazioni più disagiate. L'Istituto Comprensivo Gonzaga di Eboli ha accolto con entusiasmo la partecipazione al progetto mentoring perché è un'occasione unica e ripetibile per il nostro istituto. E ci dà la possibilità di sperimentare una nuova metodologia, quella del one-to-one, che vuol dire la dimensione del dialogo, dell'ascolto, dell'essere capiti e del parlare di sé. È una cosa che a volte a scuola non si può fare per i tempi che abbiamo, in quanto la didattica prende il sopravvento. Sappiamo che il ruolo formativo della scuola prevede appunto lo sviluppo della personalità dei nostri alunni affinché nessuno rimanga indietro per realizzare il pieno successo formativo. Questo progetto ci consente anche di avere un'alleanza speciale con le famiglie coinvolte, perché si rinforza la cosiddetta alleanza educativa, che è proprio la consapevolezza di avere obiettivi comuni, e che l'obiettivo comune è la crescita e il benessere dei nostri ragazzi, che sono alunni nostri e figli dei genitori che sono in contatto con noi, con l'Istituto Comprensivo. Quindi grazie al progetto Mentoring per aver dato a tutti questa opportunità. Tra i vari istituti ebolitani, il nostro Istituto Comprensivo Generale Gonzaga è stato scelto per far sì che il progetto e-mentoring venisse sviluppato nel nostro istituto. Noi come coordinatori siamo stati sempre a fianco al nostro referente, la dottoressa Giacobbe, e siamo stati anche come punto di riferimento per i mentori, perché conoscevamo bene i ragazzini e quindi siamo stati come supporto per i mentori. Sappiamo che il mentori è un progetto che serve proprio per la dispersione scolastica, più che altro per prevenirla, perché questi ragazzi hanno bassa autostima, e questo è servito ai ragazzini per far sì che acquisissero, insomma, più stima, e soprattutto perché molti di loro avevano quasi il terrore di verbalizzare con gli stessi insegnanti. Sono la coordinatrice di questo progetto mentoring, quindi faccio da ponte tra la scuola ed i ragazzi, questi ragazzi speciali che ci hanno dato tantissimo e hanno messo fuori tutte le loro potenzialità. Insieme possiamo farcela. L'azione di mentoring serve appunto a contrastare, ad arginare tutte le forme, le piaghe sociali, quindi il bullismo, il cyberbullismo, la microcriminalità. Però l'azione di mentoring è anche un'azione che servirebbe a tutti i bambini. A tutti nella vita persone felici hanno avuto un mentore, e quindi offrire un mentore ad ogni ragazzo sarebbe una grande possibilità. Questo non lo riusciamo a fare perché l'azione ha bisogno di sostegni, però ecco, diciamo questo, che l'aspetto molto positivo dell'intervento educativo di mentoring è quello di potenziare la relazione, di creare amicizia, di aumentare la stima in sé, e questo è determinante per avere un futuro sicuro e chiaramente positivo. Ok, io passo la palla e ognuno di voi deve dire il suo nome. Vai! Passala pure. Elisa. Maria Grazia.